ci sta. Sì. Adesso dovremmo essere live. Sì, lo vedo. Ci siamo? Allora, verifichiamo. Verifichiamo tutto. Buonasera a tutti, ci sentite, ci vedete? Sentire prevalentemente, credo. Allora, vediamo. Dateci un feedback. Prove audio, sì, ci sentite? Ok, io vedo che ci sono delle persone collegate, Sì, dai, adesso sì. quindi ipotizzo di sì. Faccio un po' di condivisioni. Vedo i sottotitoli. Eh sì, questa è una nuova Sì. funzione, tra l'altro bellissima Novità. di Novità Facebook. dell'ultimo periodo. Non riesco ad avviare il video party, però. Quello è strano. Solo condivisione riesco a fare. Ok, dovremmo esserci. Dateci per cortesia un feedback, gentilmente, se ci vedete, ci sentite. Così possiamo partire. Eccolo qua, abbiamo video party. Ce l'ho fatta. Ok, Sottotitoli direi che ci su. Ci siamo allora. siamo, proviamo. Sì. Adesso dovrebbero anche vederci. Buonasera a tutti. Sì, sento bene, vedi, anche i primi commenti stanno arrivando. Buon pomeriggio, sente bene? Eccoci qua, ottimo, bene. Sentire ma non vedere. Dai, adesso penso che ci vedete anche. Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova diretta nel gruppo Digital Marketing Turistico di Armando Travaglini. Stasera abbiamo special guest Silvi Scala e Maurizio Testa e parleremo un po' Tutti. di quello che è la loro specializzazione, quindi il turismo esperienziale. Molto spesso questa parola, questo termine viene abusato e Silvi me lo fa notare molto spesso da parecchi albergatori, ma anche parecchi colleghi. E quindi ci teniamo prima di tutto a far capire appunto cos'è e cosa è successo in questo periodo. In questo periodo il turismo esperienziale, penso che sia una degli strumenti fondamentali su cui puntare per la ripartenza, non solo delle singole strutture, ma quanto per tutto il territorio, proprio perché bisogna appunto dimostrare che siamo tutti pronti, non solo appunto la singola struttura, ma anche tutte le attività presenti sul territorio che creano poi appunto l'esperienza del potenziale ospite che al momento si trova ancora in quella fase di ricerca. Le prenotazioni stanno cominciando ad arrivare. Però ancora i potenziali clienti ospiti stanno cercando appunto la sicurezza, che la destinazione e la struttura siano sicuri. E poi sicuramente vi parleranno molto meglio di tutti questi argomenti sia la Silvi che Maurizio. Silvi, se vuoi cominciare Sì, tu, magari noi siamo cavalieri prima. grazie, grazie Bruno, ciao a tutti, mi sentite bene? Sì? Allora, prima di presentarvi, introdurvi Maurizio di Artes, con cui collaboro ormai già da più di un anno, vorrei fare una piccola introduzione parlando anche del momento, insomma, che stiamo vivendo, no? Come già si è detto, è un evento unico, nessuno ha la sfera magica. Possiamo fare insieme solo dei ragionamenti che, in virtù di previsioni fatte sicuramente con cognizione di causa, ho seguito, Armando o comunque, altri professionisti qui nel gruppo,
Però comunque queste previsioni secondo me appoggiano su sabbie mobili, no? Poi quando si parla di sopravvivenza si fa anche più fatica a parlare di innovazione, che è ciò di cui ci occupiamo io e Maurizio in Artes assieme a tutta la rete di collaboratori e colleghi. Nonostante ciò c'è anche da dire che il trend esperienziale deriva da una serie di fattori che si sono consolidati e costruiti nei decenni precedenti, quindi sarà da capire come dopo insomma, questo avvenimento di questi ultimi mesi, come sarà la curva della domanda esperienziale, ma ad ogni modo è necessario ridefinire l'offerta. Ed è questo, secondo me, il momento per gettare le basi per ciò che è possibile fare, a mio avviso, dall'anno prossimo in poi, dal 2021, se non addirittura dal 2022, e che è ciò che comunque avremmo dovuto fare fino ad oggi, quindi offrire nuovi stimoli. Sicuramente iniziare a raccontarsi diversamente, quindi come si comunicano contenuti di valore, come si arriva al cuore del turista con il turismo esperienziale, come ci si differenzia. Adesso lo lascerò dire a Maurizio e vorrei aggiungere solo un'ultima cosa, come giustamente dicevi, accennavi tu, Bruno, questo termine così abusato. Allora, a parte il fatto che la parola distanziamento e turismo esperienziale è un ossimoro, c'è poco da fare, perché il turismo esperienziale, lo ripeterò fino alla nausea e fino alla morte, è il turismo della relazione, ok? Non sono le attività, diciamo, che vengono considerate, a livello sensoriale o a livello emozionale così particolari che si chiamano turismo esperienziale, o le degustazioni, o i giri a cavallo, le attività all'aria aperta in bici, quelle hanno già un nome nel turismo, sono semplici activities che si chiamano enogastronomia, outdoor, attività adrenaliniche. Quindi il turismo esperienziale è ciò che mette in contatto il turista con i locals, con l'host, attraverso relazioni genuine, amicali, e dove il turista non è passivo, è attivo per, si può dire, l'80% del tempo, fa qualcosa, e, mentre nel turismo classico, nel turismo di massa, tendenzialmente è dove è più passivo, ascolta, al massimo fa delle foto, fa una degustazione. Okay, in realtà nel turismo esperienziale si cala sul palcoscenico del territorio come protagonista e facendo delle attività, mettendo le mani in pasta. Ecco, quindi niente, Maurizio, se vuoi aggiungere tu qualcosa. Allora, intanto buonasera a tutti ed è un piacere partecipare. Poi, dopo questa introduzione di CV, io ho anche poco da dire, nel senso che Silvi è stata bravissima e ha riassunto un po' le chiavi, diciamo, importanti del turismo esperienziale. Intanto ringrazio Bruno e gli altri in questo preziosissimo e pregiatissimo gruppo e pagina del destination marketing e del marketing turistico. Se posso far vedere solamente due slide di accompagnamento così diciamo emozionale appunto, anche per aiutare, vediamo un po' se lo posso fare. Sì, volentieri. Condividi schermo, condividi. Ecco, scusate un secondo, ci riprovo. Condividi schermo, perfetto, e faccio vedere. Ecco, allora. Io sono Maurizio Testa, sono il presidente della società Artes SRL, società benefit, perché il turismo esperienziale si fa dal basso, non si può fare dall'alto. E Artes è l'acronimo di animazione, relazione, come diceva Silvi, turismo esperienziale, cioè la relazione è sicuramente una chiave importante. Ora, il punto forte del ragionamento, al di là adesso del turismo esperienziale, è che dico cose che probabilmente avete già detto in chissà quanti altri, ma lasciatemi riassumere, no? Ah, l'Italia ha il petrolio del turismo e ne ha tanto. Allora io tutte le volte devo aiutare diciamo, a ricordarci che non è sufficiente avere il petrolio. Effettivamente noi ne abbiamo tanto e probabilmente abbiamo più petrolio di tutti al mondo. L'Italia è stata in testa alle classifiche mondiali del turismo dagli anni 50. E poi mano a mano ha perso quote di mercato perché tanto vengono. Siccome l'Italia è bella, si mangia bene, le persone sono accoglienti, si vende da sola. Quante volte l'ho sentito dire anche da operatori esteri, ma l'Italia si vende da sola. Il fatto è che tutti vogliono fare turismo, anche la Nuova Zelanda, che ha molto meno dell'Italia, erode quote di mercato.
Tra parentesi, il turismo più avanzato che io ho trovato in giro per il mondo è proprio in Nuova Zelanda, cioè chi ha meno si industria per avere qualcosa in più. Allora, il tema è, al di là del turismo esperienziale, ma in generale, il tema è che se tu hai il petrolio devi avere dei processi di estrazione, dei processi di raffinazione e dei processi di distribuzione del petrolio raffinato. In altre parole, non è sufficiente avere la materia prima, noi abbiamo tanta materia prima, ma dobbiamo confezionare dei prodotti e dei processi. E la realtà è che sul turismo esperienziale, che ormai è dilagante, perché quando siamo nati 5 anni fa era già dilagato nel mondo, ma in Italia ancora non ne parlava nessuno. Adesso tutti quanti ne parlano, insomma, non si può non avere il turismo esperienziale, come diceva appunto anche Silvi, è diventato, come dire, il turismo delle activities, ma le activities c'erano anche prima. Quindi il turismo esperienziale che cosa è in più? Allora, è in più che dobbiamo avere una relazione, e come appunto diceva prima Sylvie, è un mettere le mani in pasta, essere protagonisti insieme ai locals, in una relazione genuina, gratuita, che non vuol dire gratis, ma dove la relazione è genuina. Allora, questo viene fatto già da un po' di tempo in Italia, ci sono un sacco di siti web che lo fanno, e vendono queste cose che spesso sono considerate però un po' improvvisate e spesso anche abusive. Allora, qual è il problema? Che la filiera intermediata, che è ancora molto importante, e se poi parliamo dell'hotellerie, e penso che Silvi poi farà degli esempi, se l'hotellerie si vuole distinguere, è chiaro che non può più vendere le camere da letto, ma deve vendere emozioni. Però le emozioni che vende l'hotellerie o l'agenzia di viaggio o il consulente di viaggio americano devono essere garantite come certificazione, professionalità, eccetera. Allora, per fare come sempre un lungo racconto, come si dice, long story short, se prima si viaggiava per destinazione, ormai si viaggia per motivazione di viaggio. Quindi la vera domanda che tutti noi dobbiamo farci, ma per quale motivo uno dovrebbe venire qui? È chiaro che se io ho le cascate del Niagara, tutti quanti verranno a vederle. Il Grand Canyon, chi l'ha visto, è mozzafiato, il Colosseo non si può non vedere, Venezia non si può non vedere, ma il turismo è ben oltre, quindi se io ho solo le spiagge, che per carità in Italia ne abbiamo tantissime, o i laghi, non è più sufficiente, perché ci stanno erodendo il mercato, chi? La Slovenia, la Croazia, la Dalmazia, eccetera, eccetera. Quindi le attività è il luogo, pesa il 10% del mercato globale, ma la differenza si fa qui, quindi dobbiamo produrre dei progetti interessanti, quindi qui è nato appunto il disciplinare Artes sullo Story Living Experience, che adesso qui non sto a spiegare, ma poi penso che Silvina parlerà, farà degli esempi. Quindi è una metodologia di costruzione di prodotto che è uno scheletro. Poi fuori il corpo è diverso, ogni prodotto non ce n'è uno uguale all'altro, però c'è una professionalità, c'è un metodo, c'è l'operatore di turismo esperienziale che è dentro l'associazione Assotest, che è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. E negli ultimi mesi abbiamo dato anche vita a un club di prodotto nazionale che mette insieme un po' queste cose. Io molte altre cose non ho da dire, se non far vedere questa immagine di qualche anno fa, tra l'altro, in Basilicata. Allora, qui ci sono due americani con due dei nostri operatori e uno penserebbe che alla fine di una giornata è andata benissimo, guarda che facce felici. Dopo un quarto d'ora erano già così, cioè. La emozione che nasce dalla relazione, certamente qui siamo a Matera, certamente Matera è importante, ma la relazione, come diceva Silvi, è la chiave di volta. Quindi il punto è che l'Italia ha un vantaggio competitivo su questo, perché siamo amati da tutto il mondo, ma non ci riconoscono l'industria del turismo. Questo è un po' forte, mi rendo conto, ma bisogna sottolinearla. Quindi è importante che anche nel turismo moderno, che è sempre di più esperienziale, non si esca fuori da una professionalità, dalla garanzia della sicurezza, il turismo esperienziale è più pericoloso tra l'altro del turismo normale, in modo che ci mandino con tranquillità, altrimenti li mandano in Francia e in Spagna. Questa è la realtà. Quindi altro non avrei da dire se non lasciare la parola a Silvi, che vedete con questa bella foto di Silvi su Facebook, e anche dire che in questo nostro racconto, poi se ci sono altre domande volentieri posso rispondere e ancora intervenire, ma per qualsiasi attività, se qualcuno di voi è interessato a collaborare in qualsiasi modo con Artes, con Join Place,
il punto di riferimento per voi sarà proprio Cindy. Quindi fate riferimento a Cindy, a cui io do la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Maurizio per appunto averci descritto cosa sono effettivamente le esperienze. Se blocchi la condivisione dello schermo, esatto, io faccio rientrare poi tutti. E Armando non lo vedo più, vabbè, poi quando poi rientrerà. Sì, io penso che come hai detto bene, il vantaggio competitivo adesso è, ce lo dobbiamo giocare soprattutto sulle attività. Lasciamo la parola appunto a Silvia, che magari ce lo saprà descrivere anche molto meglio. Eccolo, Armando è tornato, c'è pure lui. Vai. Sì, non so se magari avevate delle domande di approfondimento su ciò che ha detto Maurizio, se no comunque eventualmente io sì, ne ho una, mi piacerebbe approfondire meglio il discorso del club di prodotto, eventualmente dopo Maurizio se vuoi aggiungere qualcosa. Tornando invece al discorso esperienziale delle activities, allora l'altro giorno stavo facendo una chiacchierata informale in una diretta assieme a dei professionisti e a un certo punto mi è stato detto: no, ma il turismo esperienziale ormai è sorpassato, è qualcosa di sorpassato. Allora, in realtà non è che è sorpassato se non si conosce la dinamica profonda, no, legata a questo termine. In realtà non è mai arrivato in Italia il turismo esperienziale, è qualcosa che insomma c'è già, un trend che c'è già da almeno 15 anni, è cresciuto in maniera esponenziale per tutta una serie di motivi, dalla società il globalismo, insomma, la società consumistica nata a partire, se non anche prima, dagli anni 70 in poi, l'esplosione massiva nell'uso dei social network, che da un lato avvicina persone molto distanti fra di loro, ma da un lato ci allontana, e senza contare tutto ciò che è contemplato nelle varie piramidi di Maslow e curva di Kuznet, che se poi abbiamo tempo approfondiamo, insomma, se non c'è il tempo vi suggerisco di approfondire, perché sono tematiche molto importanti su cui si basano le fondamenta del turismo esperienziale, perché non stiamo parlando di aria fritta, stiamo parlando di qualcosa di assolutamente concreto. Detto questo, tornando al discorso di prima, in realtà dicevo il turismo esperienziale non è mai arrivato, no? Allora si diceva che è necessario dare maggiore forza al brand, creare una relazione sempre più profonda, ritornare alle origini, no? Rispolverare il concetto di host, ma non è sufficiente dare maggiore forza al brand, perché se non sono un hotel di catena dove posso investire tantissimo sull'immagine del mio brand, lo devo fare in un altro modo. Quindi secondo me, a mio avviso, è ora di smetterla di ragionare in maniera albergocentrica. Come detto prima, il turista sceglie prima l'experience e cosa fare in base ai propri interessi e alle proprie passioni. Successivamente sceglie la destination e poi sceglie dove dormire. Se non ricordo male, l'hotel in questa catena è addirittura il settimo anello. Mi pare che addirittura il 65%, adesso... se non ricordo male, chiedo scusa perché non ricordo la fonte, ce l'ho in qualcuna delle mie diapositive, il 65% dei turisti è addirittura indeciso sulla destinazione, e questo ve lo posso anche confermare a livello empirico, perché quando lavoravo in agenzia viaggi, ho fatto tanti anni di banco ma anche di tour operating, chi mi si sedeva davanti, almeno uno su tre mi diceva: dove mi mandi? Quindi l'hotel non è la prima preoccupazione. Io gli hotel li vedo come degli hub di territorio che devono comunque caratterizzarsi e diventare attrattivi grazie all'experience, cioè loro dovrebbero mettere in connessione l'ospite, il turista, con il territorio. E assieme a questo comunque, cioè utilizzare questo come leva di marketing e creare delle experience che generano anche content. Infatti noi... nel modo in cui poi le creiamo, facciamo dei semilavorati, si possono chiamare così, che poi a fini marketing vanno a nozze. Come si fa? Allora, sicuramente non si fa a casaccio, non ci si improvvisa, sia per due motivi. Uno, perché ci sono delle normative e l'albergo non può fare pacchetti, quindi ci vuole l'appoggio, la direzione tecnica di un'agenzia. E l'altro è perché si rischia, se no, di non fare un prodotto forte e strutturato, ma di fare la solita activity.
Detto questo, prima di conoscere Artest io facevo già esperienziale fino al 2015-2016, ho collaborato in un progetto, lo dicevo anche nella diretta che abbiamo fatto l'anno scorso, insieme ho collaborato con due ragazze in un progetto di destinazione di territorio qui dove vivo, che è l'area del Prosecco fondamentalmente, che si chiamava Visit Montello, no? Avevamo questa ambizione di promuovere la pedemontana trevigiana in tutto il mondo e quindi l'errore che abbiamo fatto è stato quello di costruire dei pacchetti che a nostro avviso erano esperienziali. Però quando andavamo nelle fiere, i buyers, no, la filiera, i tour operator ci guardavano, sì, ok, grazie, dammi il catalogo e poi cosa fanno questi? Bypassano tutta la filiera, l'agenzia viaggio, il tour operator italiano, vanno direttamente dai fornitori. Ma non solo bypassano la filiera classica, dettano anche legge sui prezzi, no? E questo rischia di svalutare intere destinazioni. Quindi ho mollato il progetto Visit Montello e parallelamente avevo, insomma, stavo seguendo Artes sui vari webinar che facevo, poi mi sono iscritta a uno dei loro corsi per diventare operatore di turismo esperienziale e sono entrata in squadra dopo aver per mesi molestato Maurizio perché ci tenevo tantissimo. E lì perché? Perché ho voluto, perché mi sono resa conto che in Italia loro avevano la chiave per costruire un prodotto forte, strutturato, difficilmente copiabile non solo dal buyer straniero, ma anche dai competitor, cioè distintivo rispetto al vicino di casa, ok? E per poterlo fare è necessario avere dei modelli, dei processi. Non si fa a casaccio, quindi sono modelli e processi che sono stati costruiti nel corso degli anni, che in Italia mancano, fino ad arrivare alla conclusione del club di prodotto su cui dopo vorrei ritornare con Maurizio. Quali sono questi ingredienti? Cercherò di riassumerli per non dilungarmi troppo. Allora, innanzitutto la condivisione delle passioni. Se creo un'attività la devo fare basandomi sulla passione condivisa cioè chi gestisce il gruppo, l'attività, deve avere una passione condivisa con il turista. Questo perché? Perché, come diceva anche prima Maurizio, questo genera relazione, la condivisione delle passioni genera relazione, questo genera condivisione, emozione e è grazie all'emozione che resta la memoria e è grazie alla memoria che poi si possono pianificare tutta una serie di azioni di marketing per fidelizzare il cliente. Successivamente, il secondo ingrediente è creare un'attività legata al tematismo locale, al cosiddetto genius loci. Non è possibile fare il corso di cucina sui tortellini, sulla pizza, dove comunque si può fare in qualunque posto d'Italia, o il tour a cavallo, la degustazione in cantina. Bisogna creare qualcosa che è fortemente radicato alla destination, perché sennò, cioè, il turista dice, oh, vado dove vado? Vado in Slovenia. Bisogna caratterizzarsi anche grazie a questo. Quello che si fa, in particolare poi per le strutture ricettive è legare queste due cose al brand concept, che è un lavoro, cioè non è un gioco da ragazzi, è un lavoro di scavo. Bisogna tirar fuori, portare a galla quella che nel marketing si chiama la USP, quindi l'unicità. O no? Qui è che qua Ha Armando, tanta roba, tanta roba, qui. Intanto abbiamo perso Maurizio, io non lo vedo più, magari vedi se si riesce a ri riconnettere. ricollegare. Sì, Oh, dai. ci sono, ci Ah, sono. ci Ciao sei, però non ti Maurizio. vediamo. Vabbè. Si vede che ha la connessione. Comunque, insomma, questo è un lavoro, ad esempio, che stiamo facendo che stavamo facendo pre-Covid con due alberghi a Venezia. E non è uno scherzo, cioè ci vogliono ore di colloquio per riuscire a tirar fuori l'anima, l'anima che caratterizza quell'ambiente, quelle persone, perché poi l'hotel. Cioè sì, cioè, può avere magari, soprattutto a Venezia, ci sono alberghi che hanno una storia, no? Però in altre destinazioni la storia non la fanno i muri, la fanno le persone soprattutto, no? Ultimo, ma non ultimo, abbiamo lo story living. Quindi, premetto una cosa, prima di parlare dello story living, sta cosa così, insomma, sconosciuta, ma anche così un po' strana. Ovviamente, passo indietro, c'è un'analisi di marketing da fare. Quindi, quando si parla con la struttura, bisogna avere dei dati alla mano legati al target, alle buyer personas, la provenienza, posizionamento, struttura e camere, quanto sono disposti a pagare per, canali di vendita, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, poi magari farò un esempio con un hotel, con un'attività che ho realizzato per un hotel.
Volentieri. Jesolo, che ero poco prima di entrare nella squadra test, ma comunque diciamo utilizzando tutti i metodi che avevo imparato da loro. Allora, cos'è lo story living? Lo story living è qualcosa, è la ciliegina sulla torta. Quindi, nel momento in cui si adotta questo modello, il prodotto è praticamente impossibile da copiare. Cos'è lo story living? È praticamente la conseguenza dello storytelling, solo che lo storytelling è la storia narrata, lo story living è la storia vissuta. Sono principi di storytelling e semiotica che noi applichiamo al pacchetto turistico. Ok, Maurizio dice che non riesce a far andare la telecamera. Vabbè. Applichiamo questi modelli al pacchetto turistico e come si fa? Avete presente la curva della relazione, la curva dello storytelling, no? Più o meno. Familiarità, contatto, immersione. Ecco, quella cosa lì noi abbiamo proprio delle schede che compiliamo per costruire il pacchetto dove il turista entra in contatto con le persone del posto facendo un'attività e così schizza l'immersività alle stelle facendo questo. Cioè, si creano dei piccoli giochi di ruolo, delle piccole fiction, ecco, ma molto sottili, cioè non sono pagliacciate, attenzione, sono cose molto sottili, quindi i nostri turisti si dimenticano per un giorno di essere turisti e sono artigiani della pelle, gelatai, e chi più ne ha più ne metta, chiaro? Quindi questi sono i principi story living, è un metodo in Italia utilizzato solo da noi, al mondo lo fanno in tre o quattro tour operator. Io sì, prima di chiedere ad Armando un po' un attimino cosa ne pensa lui di tutta questa storia che hai sicuramente spiegato molto molto bene, ti volevo leggere un commento fatto da Antonio, che saluto. Lui dice: dispiace dirlo, ma non è affatto vero. L'albergo ha identità straordinaria, infatti le destinazioni più famose hanno uno o più alberghi che li hanno fatti diventare tali, tipo Rimini, Miami e Dubai. Tu mi pare che qui già in qualche modo lo avevi detto, che si tratta di particolari strutture di catena o che comunque hanno un brand forte, e in quel caso sì, ci sta, ma c'è tutto il Sta. resto intorno, che appunto sono altre migliaia di strutture, no? Penso sia quello che la No, ci risposta, sta, no? non è la regola, no? Però ci sta, no? Sì, ci sono dei brand forti, però non è la regola. Ok, e poi anche Mitia che dice: buonasera, io sono un accompagnatore turistico che ha registrato un brand e ha studiato dei tour tematici anche con delle esperienze per renderli ancora più accattivanti. Che suggerimenti potete darmi per promuoverlo presso le agenzie di viaggi? Ah, qua si apre un capitolo infinito. No, lascerei rispondere a Maurizio. Ci sei, Maurizio? Forse c'è problemi di connessione. Mi sa che non te la puoi. Non ti salvi, Silvi, vai, è tutta tua. Tu Allora, volevi qua giocarti il jolly, però ti è andata si male. apre un capitolo enorme, cioè come promuoverle presso le agenzie di viaggi. Se vuoi pensarci, intanto vediamo che ne pensa Armando del turismo esperienziale, magari Pensi, Armando, vai. ci pensa un Io attimino. penso che sia una grande truffa, sono scherzo per sdrammatizzare, perché insomma l'argomento è molto interessante, è una cosa molto, molto seria. E allora, sul discorso dell'hotel, io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, giusto, che diceva dell'importanza che alcune strutture, anzi, scusatemi, che alcune destinazioni diventano importanti proprio grazie alla presenza di alcune strutture, no? In Italia ci sono dei bei casi di successo e anche chiaramente a livello internazionale. C'è un minimo di potenzialità nel settore ospedale per fare destinazione. Difficilissimo, investimenti importanti, tempo, cioè non è semplice. L'anno turismo esperienziale è vero, cioè sono d'accordo. Io quando faccio il piano marketing per un albergo e ci mettiamo giù a tavolino, come dicevi te, Silvia, a capire la storia di questa struttura, le persone che ci lavorano, quali sono gli obiettivi, i valori, tutta una serie di cose che sono a volte intangibili, perché molto spesso l'albergatore italiano, essendo mediamente un albergatore piccolo, io ricordo sempre che in Italia le strutture ricettive hanno una media di
34 camere, giusto Bruno? 35, 34, quante sono? Però siamo su quei 33, numeri lì. 32,9. 33, ok? Che è un valore che cambia di continuo ovviamente in base all'apertura e chiusura. Quindi parliamo di strutture estremamente piccole, spesso stagionali, spesso gestione familiare, quindi c'è un asset strategico importante. La gestione familiare e diretta è un punto di forza che viene riconosciuto poi anche nella fase di marketing, perché è un plus, ma è un limite da un certo punto di vista per quanto riguarda la struttura del piano marketing, perché forse è una mancanza anche di tempo, di voglia, di budget, diciamocelo onestamente. E quindi il lavoro viene fatto spesso in velocità, in maniera molto sintetica, con l'obiettivo principale che sono le prenotazioni. Quindi se il marketing funziona, domani mattina ricevo 100 prenotazioni. Se ne ricevo 90, attenzione, non funziona qualcosa. Quindi purtroppo ancora, ed è giusto, cioè siamo imprenditori, va bene che l'indicatore di performance sia quello, ci mancherebbe, non è che sia sbagliato, però dobbiamo fare, secondo me, un discorso anche di medio-lungo periodo. Quindi va bene il breve, brevissimo. Adesso, in queste ultime settimane, si parlava che c'è stata una ripresa di prenotazioni in alcune destinazioni anche importante. In alcune situazioni di mare, sud Italia, dei laghi, vediamo vari alberghi che sta lavorando bene. Chiaro, non a livelli del 2019, indubbiamente, però c'è una ripresa importante. In altre zone invece è tutto fermo, penso alle città, eccetera, eccetera. Però quindi l'albergo vuole salvare la stagione, lo capisco, è ragionevole, quindi deve fare investimenti in velocità, magari riposizionarsi anche al volo. Ieri magari prendevo gli statunitensi, quest'anno non ci sono, devo riposizionarmi nell'arco di poche settimane. Per un turismo italiano, quindi target diverso, budget diverso, servizi diversi, è un'operazione estremamente complicata che in poco tempo non è assolutamente semplice. Si può fare, va fatto, assolutamente sì, però cerchiamo di pianificare in lungo periodo. Cioè, qual è il mio cliente target? Chi è il mio target ideale della mia struttura? Ed è lì che devo andare a mirare. E soprattutto, come dicevi Silvi, qual è la motivazione di viaggio? Perché le persone vengono da me? Qual è la vera motivazione di viaggio? Non è semplice da capire questa cosa. Io ne ho anche parlato tempo fa in un articolo, in qualcosa che ho scritto, però capire la motivazione reale per cui le persone si spostano sia verso la nostra destinazione e sia verso il nostro albergo. Perché scelgo il nostro albergo? Per quale motivo? Sono il più economico sulla destinazione? Attenzione, attenzione, è lì che poi il famoso marketing si mette insieme con il revenue, perché se la mia proposta unica di valore è essere un albergo low cost, per un albergo italiano di 30 camere, capite che non posso stare in piedi. Quindi partiamo dal valore, partiamo dalla storia, partiamo dalle motivazioni di viaggio, costruiamo un asset strategico intangibile che è il brand. Ok, il brand non è il logo, io lo ripeto sempre perché, ah sì, ho fatto il logo nuovo del grafico. No, okay, il logo è un elemento importante, però non è il brand. Il brand è quello che c'è dietro, la parte invisibile, no? Con i valori. Partiamo da lì, capiamo le motivazioni di viaggio del nostro target. Di ospite ideale, quindi quello auspicato, non l'ospite tampone che dobbiamo prendere per far fatturato domani. Quello ovviamente ci sta e va bene così. Però il ragionamento deve essere sull'asset della costruzione del brand, perché quello è l'asset che vive per sempre. È quello il punto forte. Quindi io, come consiglio generale, mi sento di dire: adesso quest'anno è un grande anno parentesi, insomma, tanti alberghi non apriranno, tanti altri apriranno con parecchie difficoltà, quindi è un anno chiaramente che non dobbiamo prenderlo a riferimento come numeri, questo è chiaro. Però iniziamo magari già a pianificare le strategie di medio-lungo periodo, quindi 2021, io ho tante strutture ricettive, magari proprio grandicelle, che stiamo già avendo in piano marketing 2021, perché il 2020 per noi è già chiuso o poco più, quindi è un... Quindi non mettere degli stucchi a un muro bucato, quindi stiamo rappezzando, detto proprio onestamente, ok? 2021 avanti si può costruire qualcosa, perché turismo, questo vale tanto per l'internazionale soprattutto, no? Il turismo internazionale in Italia è fondamentale, cioè non sta in piedi l'ospitale italiano senza il turismo internazionale. Io lo dico da mesi, poi mi accusano di essere anti-italiano, ma in realtà non è che critico gli italiani, critico che il fatto è che abbiamo bisogno di turisti stranieri. E quindi se ci sono quelli, tanti alberghi non stanno in piedi, cioè non mi sembra di dire una cosa trascendentale, però vabbè. Comunque il discorso è focalizzarsi sul brand, sui valori e anche come dicevi te, come dicevate voi, il discorso dell'esperienza. Oggi le persone comprano un'esperienza, quindi non tanto il tecnicismo, la descrizione di quello che trovi struttura, e ce ne sono tanti di casi negativi e anche tantissimi casi positivi. Abbiamo fatto anche dei live con albergatori illuminati qui sulla pagina, sul gruppo, che hanno un'idea assolutamente molto forte del brand e del discorso legato all'esperienza.
Silvi, io dico che Manuela è anche interessata come Mitia adesso, dato che è un'accompagnatrice turistica, quindi non puoi scappare, devi rispondere Sì, a quella di prima. sì. Io Beh, intanto grazie, grazie Armando di aver fatto queste aggiunte, di aver valorato quanto detto insomma da me e da Maurizio. Riguardo Mizia, sì, allora Mizia, c'è cioè, la domanda, mi è chiara, non mi è chiaro cosa intendi, cioè nel senso presso agenzie di viaggi locali o straniere? Questo è, cioè, fa la differenza, quindi se tu vuoi proporre le tue attività ad agenzie locali, l'unica cosa che puoi fare è stringere relazioni, cioè andare alle fiere, andare a trovare, cioè cercare di stringere relazioni in loco. E straniere è un po' più difficile, cioè è un'impresa assolutamente ardua, però qua sinceramente io lascerei rispondere Maurizio perché lui lo fa di mestiere, cioè ha un tour operator e di relazioni con altri tour operator nella filiera classica ne ha praticamente quotidianamente. vediamo se c'è Maurizio. Ci sei, C'è, Maurizio? c'è. Ci sono, ciao a tutti. Purtroppo non ho sentito la domanda perché ho avuto qualche problema con Skype che mi ha mandato fuori, per cui ho ascoltato. Te la rilego volentieri. Mizia che dice: buonasera, sono un accompagnatore turistico che ha registrato un brand ed ha studiato dei tour tematici, anche con delle esperienze. Per renderli ancora più accattivanti. Che suggerimenti potete darmi per promuoverlo presso le agenzie di viaggi? Allora, l'agenzia di viaggio bisogna vedere se sono italiane, straniere, locali, nazionali, quindi bisognerebbe capire lei che cosa, se lei vuole, come diceva Silvi, se lei vuole collaborare con agenzie locali o con delle DMC o con i DMO locali, si mette d'accordo e fa in modo che la sua attività venga promossa se le agenzie la considerano di qualità rispetto all'offerta che loro vogliono posizionare. Se invece lei si riferisce al mercato internazionale, a mio avviso deve cercarsi una nicchia e diventare forte in quella nicchia. Qui ci sono casi di successo di amici che hanno fatto attività, per esempio, solo sul mosaico, experience solo sul mosaico e in breve tempo andando sulle community, quindi saltando anche i tour operator stranieri o i consulenti di viaggio. Quindi facendo social media marketing, cosa che voi sicuramente siete bravissimi più di altri nel fare, sono riusciti ad attirare le community. Ecco, quindi se vuoi andare sul turista straniero e non ce l'hai, devi puntare alle community, altrimenti diventa improponibile. Oppure hai l'amico che sta all'estero, diciamo che gran parte, molti consulenti di viaggio che stanno negli Stati Uniti sono oriundi, sono italiani che stanno lì e quindi chiaramente creano relazioni. Quindi questo nell'ipotesi che lei voglia stabilire relazioni con operatori stranieri. Le fiere valgono limitatamente, se uno vuole invece diciamo, muoversi deve fare investimenti consistenti che dubito che una persona. L'altro modo è quello di inserirsi in un club di prodotto. Quindi, adesso, al di là del nostro, che è un club di prodotto che ha tutta una sua filosofia, poi se c'è tempo, casomai possiamo anche dire, ma in Italia stanno nascendo questi club di prodotto, che voi conoscete bene, in particolare nel mondo dell'hotellerie, quindi trovare dei marchi aggregativi per cui si creano delle economie di scala. Quindi invece di andare in 500 a spendere 500 per uno che fa 500, avere uno e si divide l'investimento in 500, insomma, ecco, per cui questa filosofia dell'aggregazione è fondamentale perché poi bisogna anche capire che chi acquista all'estero, e stiamo parlando della filiera e non del fai da te, perché il fai da te va su internet, compra su Get Your Guide, su Viator, su TripAdvisor e compagnia cantante, chi invece va sulla filiera, se io sono un consulente e non sono un oriundo italiano che abito in America, ma voglio comprare Italia, io non posso avere 500 aziende dove devo comprare, io devo avere qualcuno che mi aggrega l'offerta o per albergo o per tematismo o per DMC. Ora, i grossi DMC hanno fallito, voi sapete che Gartur ha chiuso e ha chiuso perché vendeva l'Italia
nel modo un po' anziano, poi anziano, insomma, un po' antico, diciamo, ecco. Poi quando è arrivato il momento non ce la fanno, per cui purtroppo tante persone sono rimaste a casa. Ora, l'Italia manca proprio questo pezzo, mancano dei player nazionali che offrano l'Italia secondo dei format. Quindi bisogna sperare che nascano sempre di più dei format, un po' come l'acqua minerale. Finché l'acqua minerale c'era solo la Fuji e la San Gemini, non si vendeva l'acqua minerale. Poi è nata, diciamo, si è fatto tanto marketing, tanto investimento, adesso tu vai al supermercato, ci sono 200 acque minerali. Quindi noi dobbiamo sperare che nel grande supermercato turistico che è l'Italia, l'Italia, non la Sardegna, la Sicilia, ecco, questo è l'altro problema, che ognuno promuove il suo microcosmo, ma l'Italia venga promossa da una gamma di offerta come le acque minerali, dove ogni, diciamo, intermediario e cliente finale trova quello che cerca lui. Cioè, in altre parole, l'offerta si è frammentata in modo incredibile, no? Il famoso slogan che tanti dicono è si è passati dal mercato di massa alla massa di mercati. Allora, passare alla massa di mercati, però mantenendo qualità e professionalità, richiede appunto format, eccetera. Un format che è conosciuto in Italia, che è un piccolo format che non è nostro, ma lo cito perché è abbastanza conosciuto, sono le Cesarine. Le Cesarine sono nate da un'idea di una professoressa di Bologna di marketing, quindi vedete che il marketing c'entra sempre, perché non è costruito quello che fanno, è costruito come lo fanno. Cioè, la Cesarina ospita a casa una signora un po' anziana, comunque una signora, che fa da mangiare le cose tipiche, però ha l'HACCP, cioè ha un suo protocollo, ha un suo format, deve raccontare la storia della famiglia, per cui chi va dalle Cesarine sa che se va a Milano trova una cosa è milanese, però il format rimane uguale in tutta Italia, e sono 500, ok? Quindi noi dobbiamo avere soluzioni turistiche stile Cesarine, diciamo, ecco, il nostro story living è uno degli infiniti format possibili. Non è mica detto che sia l'unico, anzi, speriamo, ma ne devono nascere tanti. Purtroppo non stanno nascendo. Noi sono 5 anni che lavoriamo su questo. Io personalmente ho formato 500 persone ormai, quindi non sono neanche poche, però vedo che non stanno nascendo concorrenti. C'è bisogno di concorrenza. Non di copiare, di concorrenza, cioè concorrenza per me vuol dire concorrere, avere altri che arricchiscono l'offerta, perché se l'offerta è ampia, il mercato diventa interessante. Ripeto, se no vanno tutti in Francia, in Spagna, fine del discorso. Questo discorso, il territorio fa fatica a capirlo, e noi umilmente ci siamo messi, abbiamo visto che un po' alla volta troviamo consenso e troviamo anche persone illuminate, come avete detto voi. E gli albergatori, per chiudere questo discorso, sono un asset incredibile perché l'albergo, in questa visione di cui abbiamo parlato, come la vediamo noi, insomma, poi magari siamo presuntuosi, spero di no, l'albergo, specialmente l'albergo di un certo livello, è l'occasione di riposizionarsi, appunto, da promuovere, come dire, si mangia bene, persone simpatiche, belle stanze, a hub di emozioni, cioè io divento, sono un'altra cosa, non sono più uno che ti fa dormire o mangiare, no, io ti faccio vivere esperienze incredibili, quelle dentro l'albergo o con l'albergo, diciamo che ruota intorno all'albergo, ma anche nel territorio. Questo io ricordo di averlo letto nel 2009, il famoso Skift che voi conoscete meglio di me, analista, cioè era assodato a livello mondiale, l'Italia erano cose che nessuno neanche se ne parlava. Quindi conosco un po' di hotel in giro per l'Italia che hanno già cominciato da anni a fare queste cose, ma sono ancora molto pochi. Quindi bisogna veramente riposizionare e fare squadra. Quindi oggi è un'occasione di fare squadra con voi per, come dire, fare in modo che questi ragionamenti diventino un valore comune, perché o con lo story living o con qualsiasi altro metodo, l'albergo può diventare qualcosa di diverso e può avere un successo incredibile. Non so se Silvia aveva già detto. Cioè, qui il problema è disintermediare dai grossi OTA, quindi andare sul diretto, perché le OTA spengono la chiave e tu hai finito. Allora, se uno riesce ad andare sul diretto, e voi penso che lavorate in questo senso, c'è la possibilità di portare il cliente di più alto livello e il cliente che vuoi tu. Quindi qui c'è proprio il sogno del marketing è di avere il cliente giusto nel posto giusto e non subire il cliente. Ecco, se noi subiamo il cliente, noi margine non lo facciamo.
Se riusciamo invece a essere propositivi, possiamo fare una proposizione che ci porta più margine, perché il cliente è quello che voleva proprio quello che gli davamo noi. Esatto, sì, guarda, mi trovi molto d'accordo anche per quanto riguarda la promozione, cioè noi abbiamo al momento l'Enit che ci deve promuovere all'estero, ma a me è capitato nelle fiere, anche a Berlino, all'ITB, di trovare anche in quelle occasioni gli stand divisi per regione. Una mia idea personale è quella che ci debba essere un unico stand Enit con poi all'interno 20 padiglioni per quante sono le regioni d'Italia. Quello avrebbe molto più senso e ci porterebbe appunto con un'immagine unica, perché all'estero nessuno conosce, come dicevi tu, la Calabria, Lazio, Sicilia, eccetera, ma ci conoscono come Italia o come Europa addirittura, neanche come Italia, ma come Europa. Quindi in quel caso sì. In particolare il mercato cinese vede proprio l'Europa, cioè la Cina che viaggia in Italia, i cinesi viaggiano molto, no? Fanno 6-7 viaggi all'anno mediamente, sto parlando di cinesi medio-alto spendenti, i cinesi vedono l'Europa, cioè loro vanno 2 giorni, un giorno a Vienna, un giorno a Parigi, poi vengono anche a Roma, quindi per loro è come se noi fossimo già gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la competizione non è tra Palermo e Milano, la competizione è tra Parigi e Palermo. Per esatto. Quale motivo uno dovrebbe andare a Palermo? Io devo avere allora una produzione turistica che mette in sé, che integra il territorio, dove c'è l'esperienza, la stanza, eccetera, ma vado oltre il concetto del pacchetto, cioè il territorio deve aggregarsi per significati, per questa ipersegmentazione che riesce a catturare appunto segmenti target non solo di provenienza, ma anche di passione, appunto di interesse. Diciamo che chi ha meno lo sta già facendo da tanti anni, noi che abbiamo tanto abbiamo sempre ragionato che tanto vengono, ma tanto vengono, e fate il conto, prima sentivo che vi parlavate, l'Italia fa 40 miliardi di euro di incoming e 60 miliardi di domestico, quindi il conto che facevate prima, no? Quindi più o meno, cioè, adesso dipende come lo conti, insomma 100-120 miliardi di euro. La Spagna fa 68 miliardi di incoming, la Spagna 68 miliardi, vuol dire, tu fai il conto, la differenza sono 3 milioni di posti di lavoro che noi abbiamo perso dal 2008 ad oggi, ok? Quindi si capisce subito che cosa vuol dire avere una politica industriale sul turismo, che purtroppo in Italia non c'è, noi siamo artigiani del turismo. Industriale non vuol dire che è di plastica, che è brutta, che eccetera, ma vedete subito cosa succede, le catene Best Western, no? Tu hai l'albergo storico in un certo posto, ma l'americano dice, ah caspita, c'è Best Western dietro, allora mi fido perché è pulito, cioè c'è tutto un processo dietro industriale. Noi dobbiamo essere capaci di fare questo salto, vendere l'Italia artigiana ma dietro con processi industriali che garantiscono la qualità, se no non ce n'è niente, non vengono, cioè non viene solo il turismo fai da te, il turismo fai da te per definizione è il turismo più povero. Non è più brutto, cioè le persone sono sempre splendide persone, ma è più povero. Ora, siccome l'Italia ha anche un problema di overcrowding in vari posti dell'Italia, alle Cinque Terre, a Venezia, noi dobbiamo alzare il livello, non dobbiamo abbassarlo. No, non possiamo avere 50 cinesi in pullman che poi vanno a mangiare a Mestre dal ristorante cinese, capite? Cioè, noi dobbiamo avere il cinese alto spendente, che sono tanti, che spendono 1000 euro al giorno. Quel cinese lì va benissimo. Però se non ho un'offerta attrattiva, per quale motivo? Cioè, alla fine l'attrattività sono gli stereotipi. Venezia, adesso c'è un po' Milano che è riuscita, Roma, Firenze e un po' Napoli. E un po' la Sicilia per gli americani. Infatti Nicoletta, proprio a questo proposito, ti chiedeva cosa fanno in Spagna e in Francia che noi non riusciamo a far partire. Hanno l'industria. Hanno l'industria, noi purtroppo abbiamo un problema grosso, storico, che l'Italia fa fatica a fare industria del turismo. Questo non è un problema che si risolve tra di noi, cioè, però più siamo a muovere, noi ci siamo così matti, che a un certo punto abbiamo detto, cominciamo a fare qualche rotellina che manca e un po' alla volta troveremo tanti amici, sposteremo un po' la montagna. Quindi bisogna unirsi dal basso, questa è un po' la filosofia nostra. Su questo potrei parlare a lungo, ma siccome non mi metto neanche a parlare di teoria U, di processi, economia civile, perché sennò diventa veramente complicata, però ci vuole una filosofia di fondo e ci vogliono un'aggregazione, una collaborazione che si può fare
noi siamo un po' un esempio perché non siamo ricchi, ma nel giro di un po' di anni abbiamo coinvolto un po' tutta l'Italia, insomma, per cui Silvi, ma tanti altri, insomma, e non è che siamo famosi, siamo una piccola cosa, come voi sapete, quindi non abbiamo nessuna presunzione. Però, diciamo, da niente che c'era, un pochettino alla volta si sta diffondendo un po' in tutta Italia. Quindi la speranza è di allargare una rete, trovare collaborazioni e spingere il sistema in una logica più professionale e non improvvisazione e non abusivismo. Assolutamente, anzi anche complimenti per questa iniziativa che stai mandando avanti, per la professionalità che stai creando in Italia, che sicuramente è fondamentale in questo, soprattutto in questo periodo, e lo sarebbe sempre, ma adesso per ripartire penso lo sia ancora di più. Per cercare di chiudere, di rispondere a Mizia, lui dice in primis sono aziende italiane, quello che ho fatto partecipando a tutte le maggiori fiere italiane del turismo. In un primo momento erano interessate le agenzie, poi ho trovato le mie nicchie di mercato con vari contatti come possibili acquirenti. Il problema è che loro spesso trovo persone impreparate e dove ho trovato i contatti e quindi con possibili ristoratori ed esperienze dove loro dovrebbero occuparsi dell'alloggio e del trasporto. Cioè io penso che lui si affida alle agenzie per chiedere a loro di occuparsi dell'alloggio e del trasporto e lui crei le esperienze e voglia vendere questo pacchetto tutto incluso alle agenzie. Non so se ho capito bene. Silvi, che dici? Sei bloccata? L'abbiamo persi? No, stavo leggendo il commento. Ho trovato domenica in mercato come possibile acquirente, problema che loro spesso trovano persone. Sì, anche questo è ristoratori ed esperienza dove loro dovrebbero occuparsi dell'alloggio e del trasporto. Penso che lui crea le esperienze e vorrebbe collaborare con queste agenzie che dovrebbero trovare l'alloggio e il trasporto. Io mi permetto di fare una riflessione, non so se ho capito bene perché non vedo, non sono attrezzato per vedere i commenti, per cui ho sentito quello che tu hai letto. Sì. Ho l'impressione che dobbiamo avere il coraggio, voglio sentire anche però il vostro parere su questo, perché siete più bravi di me su questi aspetti, ho l'impressione che le categorie che avevamo in passato non esistano più, specialmente quando si va sull'esperienziale, perché è trasversale. L'esperienza può essere fatta anche da uno che è appassionato di francobolli. La Sylvie poi vi racconta che lei ha fatto un prodotto Story Living per un NCC. L'NCC, uno che fa i transfer, dice io voglio distinguermi. Per distinguermi devo avere qualcosa di eclatante, non solamente l'auto, no? Capite? Quindi qui il tema è quello che diceva prima Travaglini. Ti chiedo scusa perché mi sono perso i nomi e i cognomi e ti ho chiamato per cognome. Cioè la brand, trovare la propria identità. Io devo trovare un'identità che mi distingua. Ognuno di noi nella vita, ogni azienda esiste se è unica e ripetibile. E lo story living è uno dei metodi perché non c'è una storia uguale all'altra. Non è possibile. Noi abbiamo fatto quattro storie per quattro agriturismi nel Polesine. Prima di fare le storie potevano essere competitori, sono diventati alleati, perché ognuno ha una storia che rappresenta se stesso, la propria unicità. Tanto è vero che cominciano a collaborare, perché quando vanno da uno poi possono andare anche dagli altri a fare la storia, capite? Quindi dormono da uno, ma poi possono andare in Polesine, cioè il Polesine è diventato un parco divertimenti. Dire parco divertimenti è sminuente, però non so se si capisce, no? Ci sono quattro attrazioni, oltre a quello che c'era già. Quindi qui si tratta di alzare l'attrattività. Chiaro che a Venezia abbiamo formato 12 guide. Le 12 guide di Venezia e i 48 alberghi del consorzio Concave con cui stiamo collaborando. È evidente che nel giro di 1 o 2 anni noi faremo faville lì, perché c'è voglia di alzare il livello. L'albergo che fa pagare 300 euro la camera ci ha messo dentro tutto quello che poteva metterci, la sauna, i quadri, ma o si attrezza a fare queste cose ma in modo sopraffino, come farebbe uno chef stellato, o c'ha poco da dire in più rispetto a quello che ha già. Quindi questa è una formula che ti porta la piscina che non avevi nell'albergo, non so se si riesco a dire, no? Cioè, l'albergo deve sempre avere qualche cosa che lo contraddistingue. Ecco, allora qui si tratta di fare rete nel territorio, quindi l'albergo, la guida,
anche il comune, abbiamo situazioni molto carine in giro per l'Italia dove vanno coinvolte anche le istituzioni nel prodotto turistico. L'assessore che gioca a commissionare ai clienti, ai turisti, di fare una promozione di Cividale del Friuli, per esempio. E poi alla fine l'assessore gli dà, come dire, l'attestato di cittadino di Cividale. Ma quando mai si vede un assessore che entra in un prodotto turistico? Capite che cambiano gli schemi, cambiano completamente gli schemi. Certo, certo. Questo piace, si divertono, si entusiasmano. Chiaro, chiaro. Sì, guarda, io penso una delle cose più importanti da cui partire è appunto mettere tutto il territorio a sistema, sia regionale che nazionale, assolutamente cercare di far collaborare tutta la filiera, non solo con l'esperienziale ma un po' con tutto, e condividere i progetti di sviluppo, son le cose che un po' a noi mancano. Ho vissuto 5 anni in Germania, lì ci dicevano spesso: voi italiani uno contro uno siete più forti, ma 100 contro 100 vi battono tutti. Perché? Perché non riusciamo a cooperare, non riusciamo a collaborare tra di noi, ecco, e quello è uno dei nostri punti di debolezza, sul quale dobbiamo lavorare tanto. Sì, che tra l'altro le cose non stanno neanche migliorando, cioè, guardiamo anche l'emergenza coronavirus, come è stata gestita, come sta andando a gestire, cioè ogni regione va da sé, da noi c'è l'obbligo di distanza di 1,5 metri, di là 1 metro, di là c'è questo, cioè capite che anche per il giudizio internazionale, cioè non è che si chiede in quale regione sto oggi, cioè vedete il lago di Garda, non ne parlava Mauro Santinaro, cioè è toccato a 3 regioni, cioè voi pensate che un turista di New York o di Shanghai gli interessa se è in Lombardia, se è in Trentino, se è in Veneto, non gliene frega assolutamente nulla, cioè la sua destinazione è il lago di Garda. Okay, per fare un esempio banale che conosciamo tutti, però capite, in Italia c'è ancora questo campanilismo che è diventato, oltre che comunale, come si diceva, a livello regionale, quindi ogni regione fa da sé. Non va bene, cioè, no, diciamo, faccio onestamente. È un elemento che, guarda, noi siamo partiti da questo, allora abbiamo detto, questa cosa è così, e purtroppo bisogna rimboccarsi le maniche. La figura dell'operatore di turismo esperienziale, e Sylvie è una di queste, è una figura che cementa il territorio. Esatto. Cioè, il territorio non si aggrega da solo, c'è bisogno di agenti del cambiamento, ci sono processi di cambiamento che devono partire da sotto. Allora ecco che lo story living, scusate, io parlo di quello perché è quello che facciamo noi, ma magari ci sono anche altri metodi, noi abbiamo inventato questo. Lo story living mette sempre insieme 5-6 fornitori, per cui alla fine si crea un interesse condiviso, per cui tutti poi promuovono il prodotto. Noi facciamo anche delle trasmissioni dove tutta la filiera che è coinvolta, fino al cliente finale, partecipano a dire com'è andata. La filiera è integrata, bisogna integrare le filiere. Ecco, siccome noi in Italia siamo disintegrati e frammentati, questo viene però da 500 anni, non è un problema degli ultimi 50 anni, no? Goethe lo diceva nei suoi libri, no? Com'è possibile che l'Italia sia così disgregata? È un fatto culturale. Allora, bisogna sperare di trovare gli aghi nel pagliaio. Ora, la cosa è che ci sono gli aghi nel pagliaio, esistono. Per cui però bisogna trovare, diciamo, delle belle persone, come siete voi, come Sylvie e come un po' anche tutta la nostra squadra, un po' coraggiosi, ecco, che si mettano a tessere una tela mettendo insieme le persone che ci stanno. Ecco, ci vuole del tempo, quindi ci vuole resilienza. Però io sinceramente l'alternativa è lamentarsi o cambiare o trasferirsi in America, non so, da un'altra parte. Che poi c'è da dire, se posso aggiungere, che le grosse reti di impresa a livello turistico secondo me non funzionano, sarà che provengo da quella realtà lì che è Visit Montello, che riuniva 25 tra ristoratori, produttori locali e strutture ricettive. Quelle che cerchiamo di mettere insieme io le chiamo micro reti diffuse, perché come diceva Maurizio sono pochi attori, no? Cioè magari l'hotel che ha 2-3 fornitori e mette insieme il prodotto, no? Questo è il succo. E da secondo me è la chiave di volta. Ecco, scusa se mi sono permesso di interromperti, di inserirmi. È da qui che nasce l'idea del credit prodotto, no? Se tutti abbiamo dei prodotti che sono fatti secondo una disciplina e che aggregano microcosmi del territorio, allora io sono anche, posso anche vendere, io che ho venduto Venezia, io hotel di Venezia, ma io hotel posso anche vendere l'anno dopo la Sicilia. Dice, come mai? Sì, puoi fare cross-selling, no? Cioè non posso fare solo upselling, perché il cliente non verrà sempre a Venezia, ma invece di mandarlo in Francia dico no, ma torna in Italia che ti mando in Sicilia, dove farai un'esperienza simile a quella che hai fatto a Venezia.
è chiaro, cambia la città, ma il tipo di esperienza, se ti è piaciuto, se era innovativo, se era distintivo, perché si fida? Perché c'è una disciplina, c'è una certificazione della professione, del prodotto. Al di fuori di questa cosa, ognuno per conto suo, altrimenti, perché ognuno pensa a se stesso, dice io mi fido solo di me stesso, fine. Chiaro. Ecco, quindi la sfida è questa. Ora, a dirla, abbiamo fatto presto a farla. A farla. C'è da anni che ci proviamo. Dai, l'albergatore di Venezia che manda qualcuno in Sicilia è una vision futuristica, che, vabbè, però insomma... Ce la faremo, dai. Uno dei nostri corsi, e c'è appunto, c'è anche tu Silvi forse, quella piccolo tour operator di Verona, che lei poi mi ha detto no io voglio fare queste cose qua, e siccome sono dentro la rete poi li mando anche in altre città perché così ci guadagno 2 lire. Signori, prendere il cliente costa tantissimo. Se il prodotto costa 100, 70 è il costo della vendita e 30 è il costo del prodotto, quindi il costo contatto non me lo posso bruciare che l'anno dopo io non lo vedo più quel cliente, capite? Perché non mi costa niente invitarlo ad andare in Sicilia, visto che da me non andrà più. Cioè, non è che tornano sempre a Verona o a Venezia. Quindi io ce l'ho in mano sto cliente, ha avuto una bella esperienza, gli occhi brillavano, dai vai in Sicilia. Questo qui l'ha detto Elisabetta del tour operator di Verona l'altro giorno, quindi vuol dire che non è poi così un sogno. Bene, bene, magari, sì, se riusciamo ad arrivare a questi livelli, in realtà le catene lo fanno da anni, le catene, mi viene in mente la Hilton, cioè a hotel in tutto il mondo, loro ti consigliano sempre di visitare le altre destinazioni, quindi dai grandi brand non abbiamo che imparare, loro fanno in modo sistematico da sempre, e noi lo dobbiamo fare, semplicemente capire che quella è la cosa vincente, e quindi sì, col passaparola e con le buone proposte. E per Armando, da Nicoletta, dagli abbracci, no, pardon, da Elisabetta Norfini, dice vorrei avere un incontro con Travaglini e il presidente di CNA Turismo Toscana Centro. Quindi Armando, poi sì, se ti vuoi mettere in contatto. Va bene. E poi sì, abbiamo Nicoletta che dice giusto, infatti vi seguo con interesse, siete bravissimi, mancano le spalle industriali, preparazione e professionalità, 2 parole chiave importanti. E Valentina ci dice lavoro nel turismo ad Amsterdam, ho capito che c'è un interesse da parte del pubblico straniero per tutto il comparto del turismo sostenibile in Italia. A questo proposito ho sviluppato una piattaforma digitale che promuove percorsi ed esperienze locali e di nicchia, che trasmettano le tipicità dei territori. A chi posso rivolgermi per avere dei fondi? Io non so se voi riuscite a rispondere. Che fanno il si trova un progettista vicino a casa sua e gli fanno i progetti. I soldi non mancano, bisogna trovare un bravo progettista che sappia fare i progetti. Okay. Intercettare fondi, bandi. Sì. Ok, ci sono un bel po' di domande, io non so se riusciamo a leggere tutte perché sono veramente tante, magari non so Silvi se voi poi dopo la diretta o nei prossimi giorni vi volete, anche tu Maurizio, se avete un po' di tempo, collegare un attimino, rispondere, sì, perché ne mancano parecchie, non vorrei tenervi qui fino alle 9. Di sera, sì, no, in realtà volevo fare anche vedere degli esempi di prodotto, sì, però non dai. Credo che facciamo a tempo, oppure se no lo linko qualcosa, non so. Vai, se hai qualcosina, vuoi condividere lo schermo al volo? Sì, giusto per tradurre nella pratica, esatto. Detto nella teoria, per volentieri, vedere, volentieri, no? Sì. Ok. Si vede? Sì, sì. Ok, allora come accennava prima Maurizio, questo è uno dei prodotti che sono stati progettati, questo l'ho progettato io in particolare, ok, forse così si vede meglio, il segreto del Pentagono d'Oro. Questi sono prodotti tutti fatti con il principio Story Living, e questo in particolare è stato fatto per un NCC, non per una struttura ricettiva. Mi ha contattato questo signore che opera, fa trasferimenti nella zona del Prosecco. Il problema è che quella zona è molto inflazionata, cioè ricca di concorrenza, e mi ha detto Silvi, come posso fare? Cioè sono stufo di dover abbassare i 50 euro di qua e di là ogni volta che faccio un preventivo. Allora gli ho proposto di creare un prodotto distintivo che nessuno ha, un prodotto immersivo e che lo caratterizzasse rispetto agli altri.
Da qui è nato il segreto del Pentagono d'oro. Chiaramente abbiamo fatto delle analisi prima, allora abbiamo visto quali sono i suoi, a parte che è un'attività questa appena nata, no? Quindi non ha uno storico su cui basarsi. Abbiamo guardato i dati storici del territorio e anche le preferenze e anche la lingua parlata da lui. E abbiamo scelto, adesso ve la faccio in breve, comunque abbiamo scelto il mercato inglese. Per tutta una serie di motivi, sia per i voli, sia per gli arrivi nella zona, e sia perché lui voleva evitare il mercato, diciamo, centroeuropeo, austriaci, svizzeri e tedeschi, per il semplice fatto che arrivano con le loro auto, e quindi, siccome il suo mestiere è spostare le persone con auto e minivan, no, non ci sembrava il caso, insomma. Allora, questa attività, quindi il prodotto è stato creato con vado direttamente al prequel, cioè. Questo è stato il prodotto finale, che poi a fini marketing è stato promosso sul sito tramite campagne di social media, eccetera. E sono state coinvolte due cantine, un ristorante e oltre all'NCC un accompagnatore sommelier. Quindi c'è intanto la condivisione delle passioni, quindi l'accompagnatore in questione è appassionato di vino e con il titolo di sommelier. Questo è il prequel. L'UNESCO ha recentemente nominato le colline del Prosecco come patrimonio mondiale dell'umanità. Per valorizzare questo titolo, le migliori cantine locali hanno deciso di lanciare una call per nominare nuovi ambassador che promuoveranno queste terre in tutto il mondo. I candidati dovranno superare una serie di ostacoli e prove fino ad arrivare a comprendere il segreto del Pentagono d'oro. Ti piacciono le sfide? Sei appassionato di vino? Partecipa alla call e diventa anche tu uno dei nostri migliori Prosecco Ambassador di GOCG. Che cosa succede durante questa attività? Allora, innanzitutto emerge già dal prequel che c'è una piccola impresa da compiere, quindi abbiamo lo story living, quindi un eroe, un protagonista che quel giorno lì non è più turista, diventa un aspirante Prosecco Ambassador. Si cala nel ruolo di questa attività grazie a tutta una serie di cose che vengono costruite, cioè come ci si cala in un ruolo, no? Quando eravamo piccoli ci davano in mano la bacchetta di legno, in quel momento lì diventavamo Harry Potter. Ecco, in questo caso invece è un po' più sottile il gioco di ruolo, gli viene dato un badge, no? Con la scritta Prosecco Ambassador. E in questo caso chi gestisce la dinamica della relazione, che è l'accompagnatore sommelier, chiaramente in itinere viene formato, gli viene spiegato come deve interagire con gli ospiti, quindi non facendo uno sproloquio spiegando il territorio, ma lasciando che loro lo scoprano giocando. Quindi si passa da una cantina a un'altra. Questo in particolare è stato costruito secondo una logica stile, non è una caccia al tesoro, un po' tipo stile Codice da Vinci, altre attività sono completamente diverse, però questa in particolare loro arrivano alla tappa successiva, quindi vanno in una cantina, in una seconda, conduzione familiare, al ristorante, poi nel Pentagono d'Oro, grazie a degli indizi che devono scoprire da soli, superando delle prove pratiche, quindi imparano a conoscere e distinguere i vini, a conoscere il territorio, ma gli vengono forniti anche dei numeri durante i racconti dei locals, delle cantine, e con questi numeri devono giocare, facendo delle somme, delle sottrazioni, delle moltiplicazioni, riescono ad avere dei dati che gli permettono di passare alla tappa successiva. Quando loro arrivano al Pentagono d'Oro, devono da soli scoprire il segreto e quindi anche lì imparano qualcosa di nuovo. Il Pentagono d'Oro cos'è? È quell'appezzamento di terreno a forma di pentagono, da Treviso in giù non lo sa nessuno cos'è, e dove nasce il Cartizze, che è il vino, il prosecco più pregiato, quindi, e anche tra i più costosi. Quindi loro arrivano lì in questo paesaggio meraviglioso, vi faccio vedere qualche immagine. Questo paesaggio è mozzafiato, qua ci sono anch'io, che è il giorno in cui abbiamo fatto il test, perché noi quando mettiamo in pista un prodotto, attenzione, va sempre testato e poi collaudato. E in questo momento qui, momento solenne, perché proprio il clou è il momento che nella curva dello storytelling si chiama identificazione, è il momento solenne in cui loro si garantiscono il titolo di Prosecco Ambassador perché indovinano questo segreto, no? Il segreto del Pentagono d'Oro qual è? Sostanzialmente sono i motivi per cui il Cartizze cresce soltanto in quel piccolo appezzamento lì di 108 ettari. Quindi in quel momento lì, applausi, vento tra i capelli, premiazioni, quindi c'è questo attestato che viene consegnato da una delle cantine locali che ha dato l'ingaggio, perché se vi ricordate sopra il prequel era le migliori
cantine del territorio vogliono nominare, vogliono nuovi ambassador per promuovere queste terre UNESCO in tutto il mondo, vi viene consegnato un attestato che ora non ho qui da mostrarvi, comunque chiaramente nominativo, carino, con delle foto, con la firma delle cantine, dell'ANCC, eccetera. E loro poi vengono accompagnati nel ristorante dove si festeggia con dolce tipico e cartizze. Ecco, questo per spiegarvi come poi sia difficile anche copiare un prodotto del genere, perché lo storytelling è qualcosa che è difficile da fare. Cioè, ci abbiamo messo 3 mesi a costruire un prodotto simile, abbiamo compilato tutta una serie di moduli, sono stati fatti diversi colloqui, molte attività, e questo si può fare anche per una struttura ricettiva. Per esempio, ho costruito qualcosa per un hotel, come dicevo prima, di Jesolo, un 4 stelle, che mi ha chiesto di fare qualcosa di distintivo rispetto agli altri, di caratterizzante per i propri ospiti. Loro erano già avvantaggiati perché avevano un brand, secondo me, molto forte, un brand concept molto forte. È un hotel questo costruito interamente in ottica ecosostenibile, quindi pannelli fotovoltaici, pannelli solari, arredamento ecologico, molto attenti anche agli sprechi, ai rifiuti, ma anche molto attenti a quello che finisce nella tavola dei propri ospiti, quindi cucina per vegani, per celiaci, per intolleranti, cucina biologica. E tra l'altro, attenzione, rullo di tamburi, un hotel che comunque costa 200 euro a notte a luglio, cioè stiamo parlando di Jesolo, ragazzi, non di Dubai. Quindi mi sono chiesta a un cliente che va lì, perché va lì? Quindi abbiamo fatto l'analisi delle buyer's personas, abbiamo capito che va lì perché è un cliente, beh, tanto affezionato al brand, loro secondo me offline sono bravissimi a curare la relazione con l'ospite, ma poi è un cliente rispettoso sicuramente verso la natura, verso se stesso, verso quello che mangia. Quindi l'attività è stata creata non in spiaggia, ma nell'area storica di Jesolo, legandola a una leggenda di territorio, una leggenda contadina, all'interno di un agriturismo che ha creato una partnership poi con questo albergo, con una guida ambientale appassionata tra l'altro di leggende di territorio, le brillavano gli occhi durante l'attività. L'ho fatta provare a tutte le receptionist impazzite. In quel giorno si dovevano immedesimare in uno dei personaggi di questa leggenda per dimostrare a Jesolo che Jesolo non è solo mare, palazzi, ma è anche cultura, leggende contadine legate alle tradizioni della Repubblica Serenissima. E quindi dovevano andare per i campi con questa guida e imparare a distinguere le erbe spontanee, i fiori, i frutti, insomma qualcosa che è legato poi alla leggenda delle streghe di marinai. Quindi questo per un hotel, poi ho un'attività mia creata sulle mie passioni che conduco io a Treviso e dedicata alle donne imprenditrici, si chiama Treviso Città delle Acque, Città delle Donne. Non mi addentro su questa, poi abbiamo sforato anche il tempo, se siete curiosi, insomma, trovate parecchio materiale sia sul sito di Artes che poi sui miei canali o posso scrivervela qua sui commenti eventualmente. Bello, bello, grazie, grazie proprio perché ci hai fatto vedere come rendere partecipe appunto tutto il territorio, come mettere poi a sistema anche tutto il territorio, che è quella che è la cosa fondamentale, far vivere ai turisti, appunto i locals, ma anche effettivamente con caccia al tesoro, con altri escamotage vari, il territorio che è quella la cosa più importante. Che ne dici, Armando? Bello, bello, molto interessante. Se c'è partecipazione dal basso, come si diceva anche prima, penso che sia una strada molto, molto positiva. E quindi speriamo che anche in altre zone d'Italia si riescano a fare esperienze strutturate in un modello del genere, perché ci vedo un grosso potenziale sicuramente. Sì, vorrei aggiungere solo una cosa, scusate, al volo. Mi aveva contattato tempo fa un hotel, non faccio nomi, che queste cose già le faceva, secondo me, anche molto bene, quindi mi sono complimentata. L'unico problema è che gli ho chiesto: senti, ma come le commercializzi queste cose? Ah, beh, l'attività la faccio io, incasso i soldi, poi pago i fornitori. Attenzione a improvvisarvi su queste cose qua, perché tra l'altro nemmeno i commercialisti sanno come funziona, perché quando le ho chiesto chi gli ha consigliato di fare così, mi ha risposto: è il mio commercialista.
Questa cosa non si può fare, abusivismo turistico, lo possono fare solo le agenzie viaggio e i tour operator. Quindi è bene appoggiarsi a un'agenzia di fiducia che vi dà la direzione tecnica, che incassa per conto vostro i soldi dei vostri clienti e delle activities e poi paga tutti i fornitori e un eventuale magari compenso o quello che spetta anche a voi. Ecco, tutto qua. Quindi l'importante è che si dia attenzione a questo, che è quello contro cui ci battiamo. Con Certo, Artes, cioè l'abusivismo. chiaro, chiaro, assolutamente, pure noi, ma questo da sempre su tutti i Sì. fronti. Quindi grazie, grazie anche a Maurizio, peccato che non l'abbiamo visto, l'abbiamo perso, però comunque sono bastate le parole che sono state, Sono sempre? sì, molto, Sì. molto chiare, sì, non ti vediamo purtroppo, però ripeto. Grazie per il contributo, grazie anche a Silvi che ci ha fatto per pochi minuti un attimino emozionare e sognare. Io ero già, Mi fa piacere, stavo già grazie a voi. degustando il prosecco e facendo il giro tra streghe e marinai, quindi volentieri magari mi faccio tutte e due le esperienze. Vedi, questo è Aspetto. il marketing, quello bello che ti fa veramente sognare e ti fa venire la voglia di vivere quelle esperienze e quel territorio. Così. Gra Grazie a voi per grazie a l'invito tutti. e complimenti per la vostra trasmissione, per il vostro gruppo. E vi faccio tanti auguri perché per la vostra apertura anche sicuramente avrete dei bei successi. Grazie. Grazie, Maurizio. Ciao, buona serata a Grazie, grazie tutti. a voi, grazie Armando, grazie Bruno. Ciao, Ciao. Ciao ciao a Armando, tutti. ciao Bruno. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E ciao.